Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia Racing. In questo video vi mostreremo la Lapierre Aircode DRS di Jacopo Guarnieri, l'apripista del corridore più vincente al mondo nel 2020, e cioè il velocista francese Arnaud Demare. Iniziamo la puntata. Eccola la Lapierre Aircode DRS del corridore piacentino Jacopo Guarnieri. Questa è la bici con cui ha corso il recente Giro d'Italia. Il modello 2020 ha una linea più aerodinamica rispetto all'Aircode precedente. Anche le geometrie sono cambiate rispetto al passato. Il tubo piantone è più dritto, con tubo orizzontale leggermente più corto ma con un reach più allungato per favorire appunto una posizione più aggressiva e aerodinamica. La taglia di questo telaio è 58. Il colore è nero opaco con strisce bianche su tubo piantone e forcella e il tricolore francese nella parte anteriore del tubo orizzontale. Andiamo a vedere subito il gruppo, che è Shimano Durace D2 con Sprint Shifter, i classici pulsantini per poter cambiare meglio anche in piena volata, che ormai sono sempre più diffusi nelle bici dei pro. Corone anteriori 54-42 e pacco pignoni 11-30. Jacopo però ci ha detto che per la tappa dello Stelvio aveva fatto montare una guarnitura con il 36 per poter salire più agile, scelta più che giustificata visto i suoi 80 kg. Restando in tema guarnitura, qui troviamo montato il misuratore di potenza Shimano. Le pedivelle sono da 172,5, mentre i pedali sono Shimano 9100. Passiamo alle ruote, che sono Durace C60 da 60 mm di profilo, su cui troviamo montati i tubolari Continental Competition Pro Limited da 25 mm. I dischi sono ovviamente Shimano Durace da 160 mm l'anteriore e da 140 quello posteriore. Ci portiamo adesso sulla zona guida, iniziando con il manubrio, che è Pro Vibe Super Light con integrazione completa dei cavi. L'attacco invece è Lapierre da 130 mm. Larghezza manubrio 42 cm. La sella è del marchio italiano Prologo, modello 02 Pass CPC con scarico centrale. Il reggisella invece è Lapierre. I portaborracce sono Elite. Adesso è il momento di conoscere con quali misure pedala Jacopo, che è alto 1,90 e la sua altezza sella, prendendo la misura dal movimento centrale, è di 81 cm, mentre l'altezza sella da terra 105 cm. Distanza punta sella manubrio 62 cm. Chiudiamo infine con il peso della bici, che è di 7,4 kg. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere like, commentare e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale GCN Italia Racing. Mi raccomando, arrivederci alla prossima puntata. Ciao!